Mi chiamo Valentina Salerno e sono un accompagnatore naturalistico della regione Piemonte, provincia di Torino. Faccio questo mestiere da una decina di anni e lavoro soprattutto in Val Susa e in Val Chisone, dove attualmente abito. Diciamo che una caratteristica del nostro mestiere è quella di avere molteplici sfaccettature, per cui abbiamo la possibilità di spaziare veramente moltissimo la nostra offerta. Io in particolare mi occupo di escursionismo, quindi ambito turistico, soprattutto nella stagione tardo primaverile ed estiva, con una clientela sia italiana che straniera, anglofona e francofona, e con itinerari che variano dalla mezzogiornata alla giornata intera a trekking di più giorni in ambiente montano. Nei restanti mesi dell'anno invece mi occupo di educazione e didattica, sempre legata all'ambiente naturale e per quanto possibile all'aria aperta. Ed è questo un aspetto del mio mestiere a cui sono particolarmente affezionata e in cui credo moltissimo. La coniugazione tra ambiente naturale ed educazione crea una sinergia con un potenziale enorme, che porta a dei risultati veramente incredibili, sia nel caso dei bambini, che sono predisposti, diciamo, per natura a entusiasmarsi ed emozionarsi, sia quando si tratta di adulti che in fondo hanno necessità e desiderio di emozionarsi e di avere un po' di avventura anche loro. E qui entra in gioco la figura dell'accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale, che non è più soltanto quella figura professionale, quindi quella persona che porta in sicurezza un gruppo dall'inizio alla fine di un itinerario, ma è anche colui o colei che proprio attraverso la proposta di quell'itinerario, attività o laboratorio offre un'opportunità ad un gruppo di persone di poter vivere insieme un'esperienza. Esperienza che per le caratteristiche intrinseche che ha, quindi svolta in ambiente naturale, insieme ad altre persone, condividendo magari la fatica oltre che il tempo insieme, genera delle emozioni, delle sensazioni molto forti che si traducono poi in ricordi indelebili. Ed è questo un altro aspetto, secondo me, fondamentale della nostra figura professionale. Quindi lo scambio, avere l'opportunità di avere uno scambio con altre persone, condividere tempo ed esperienze insieme, ci dà la possibilità di arricchirci a vicenda.